Ciao bimbe, eccoci alla presentazione della Pasqua. Partiamo subito dicendovi che tipo di materiale abbiamo utilizzato. Intanto il nostro feltro modellabile 2 mm, in prevalenza come materiale base per tutti i progetti, la gregia, il tessuto nuovo che vi abbiamo detto varie volte abbiamo usato per questa primavera, Pasqua e estate. E poi varie componentistiche, varie oggettistiche che vi faccio vedere subito. Partiamo subito dal Pinuccio, Pinuccio cestino, porta uova, porta cioccolatini, il coniglio sulla base di legno che vedete tiene fra le mani, fra le zampette il cestino. Lo abbiamo fatto nella colorazione neutra, nella colorazione rosa antico. Eccolo qua, nella colorazione giallo e nella colorazione salmone. Poi vi farò vedere le foto una ad una, posterò le foto su Facebook una a una in modo da riuscire a vedere bene i vari progetti. Allora, questo è il cestino. Passiamo al fuori porta, rimanendo sempre su Pinuccio. Pinuccio fuori porta, che è questo, il coniglio sopra questa nuova ghirlanda. Questo è un articolo nuovo che abbiamo preso per quest'anno. Tiene in mano l'uovo di Pasqua rivestito con il vello, vede dei piccoli accessori in legno Che arriveranno. che arriveranno. Il fiocco e la rifinitura delle orecchie sono realizzati con la gregia, il resto è tutto feltro modellabile. Abbiamo utilizzato molto, come vi ho detto, per i fiori gli sfumini per fare tutte le sfumature in tinta abbinate, ovviamente. Questo fuori porta è stato fatto Pinuccio fuori porta nella versione giallo, nella versione rosa antico, nella versione salmone. Tre, vero sono, perché qui non ci si ricorda nemmeno dove siamo arrivati. Allora, rimanendo nella natura, conigli, vi faccio vedere Fuffi. Fuffi è un coniglietto che tiene la carota sopra il barattolo, che ovviamente è incluso nel kit. Nel barattolo metterete cioccolatini per i bimbi. Barattolo ovviamente si svita, come tutti i barattoli, e dentro trovate, mettete i cioccolatini. Questo è Fuffi. Tutti questi progetti li trovate caricati già sul sito, escluso quello che vi faccio vedere ora, che è Pasqualone. Questo è Pasqualone, il nostro coniglio su un uovo di 20 centimetri, un uovo di polistirolo che sta su una basettina sempre di polistirolo che abbiamo rivestito con del nastro di 10 centimetri di diametro. Pasqualone l'uovo è rivestito con un tubolare nuovo, il corpo, la testa e le orecchie sono realizzate con feltro modellabile e rifinite con la gregia e poi il resto è feltro modellabile sempre sfumato e le foglie sono di feltro modellabile. Il nostro metallo rivestito che trovate in quattro colori e questo è il nostro Pasqualone, è un bel coniglione, bello grande, colore rifinitura gialla. Tiffany e rosa. Quindi queste sono le tre colorazioni di Pasqualone. Di questo non ho ancora fatto il conteggio di quant'è il kit e lo dobbiamo ancora mettere sul sito, giusto, sister? Questo non Anche il c'è ancora. cartamodello Questo c'è da fare anche il cartamodello, sì, perché è proprio fresco. fresco fresco di giornata. Passiamo adesso al, ovviamente, ecco, questo è un, diciamo, è sempre un uovo, però questa è la Pasquina. Pasquina, l'ovetto, la nostra bambolina con questa bellissima corona molto brillante. Pasquina, anche lei tiene un ovino in mano perché comunque sia è una bambolina di Pasquale. L'uovo è un uovo di 10 centimetri, rivestito col tubolare, c'ha questo colletto di vello decorato, vedete, con dei cuoricini di legno. Abbiamo fatto la versione panna, la versione Tiffany, si vedono i colori, e la versione rosa. Questo
Questi sono i tre colori. Anche questa la trovate, come vi ho detto, già sul sito. Ora poi lì sul sito potete chiaramente vedere anche i prezzi delle varie componentistiche e ovviamente del kit. Passiamo adesso alle uova. Le uova, quest'anno abbiamo fatto l'uovo anziché da appendere, poi volendo uno lo può anche appendere, però abbiamo pensato a un uovo da appoggio, molto più semplice da posizionare perché anche lui ha una basettina di polistirolo di 10 cm, rivestito in questo caso con un tubolarino, l'uovo in plexiglass di 16, ovviamente corredato dal LED. La rosa è fatta con la gregia, mentre il resto è realizzato con il feltro modellabile. Abbiamo rivestito l'uovo con questo tubolare voile, quindi un tubolare molto molto trasparente, e abbiamo messo questa piuma che metteremo anche, questa ha una molletta come vedete, che potete posizionare, non l'abbiamo messa in questo caso dietro, ci piaceva questo effetto un po' frou-frou dell'ovino, che queste arriveranno in settimana, non sono ancora disponibili. E ovviamente sono state utilizzate anche per decorare le campane. Allora, intanto vi faccio vedere le uova. Le uova sono state fatte in rosa, in giallo, eccola qua, con la sua piuma gialla, e nella versione salmone, giusto? Ecco qua. In questo caso la piuma è neutra. La stessa cosa è stata fatta per le campane. Allora, la campana, faccio vedere la versione della campana perché purtroppo avendo un pezzo solo di questo dobbiamo fare così. Quindi la piuma poi la metterete anche, sarà presente anche nel kit della campana. La campana è sempre fatta come decorazione come l'uovo, quindi la rosa in tessuto gregia, il resto fatto in feltro modellabile, rivestita sempre con il tubolare voile, è sempre una campana di 16 centimetri, quindi le dimensioni, diciamo, dell'uovo e della campana sono le stesse, infatti il kit ha lo stesso costo. Quindi la campana l'abbiamo proposta nella colorazione neutra, che è questo, nella versione rosa, eccola qua, versione gialla. La versione gialla, ok? E la versione salmone. Si vede? Allora, le cose sono tante, quindi come vedete, basta. E sì, allora, vi ho fatto vedere i progetti che abbiamo pensato per la Pasqua, quindi sono diverse cose e trovate, vi ripeto, tutto già caricato sul sito ad eccezione di Pasqualone, sul sito www.merceria-creativa.com. Potete andare sul sito per vedere tutti i prezzi, trovate anche i prezzi delle varie componentistiche, escluso le cose, insomma, alcune piccole cose che dobbiamo ancora mettere, tipo le piume non sono ancora state messe, mi sembra vengono 3 euro l'una, perché non sono ancora disponibili, lo saranno credo entro fine settimana, cioè spero, perché insomma dobbiamo già, appena ci ordinate, dobbiamo iniziare a preparare i kit. La sister sta facendo una carrellata delle news, speriamo ovviamente che, come avete gradito gli altri progetti fatti fino adesso, anche questi siano di vostro gradimento, che vi siano piaciuti. Sono comunque, abbiamo fatto vabbè, il fuoriporta è molto appariscente, molto particolare. Il Pinuccio col cestino è simpatico ovviamente per metterci poi cioccolatini dentro, anche per metterci le uova, per fare dei regali, e poi ovviamente uova e campane che decorano la nostra Pasqua. E la Pasquina, ve la faccio rivedere, con questa bellissima corona brillantinosa, questa è già stata caricata sul sito. Guarda, mi metto sulla pedana, così casco. E queste ovviamente saranno, il kit sarà disponibile finché avremo disponibili tutte le componentistiche, principalmente le corone.
perché sono oggetti che purtroppo non è che si trovano molto facilmente. Abbiamo trovato questa, ci è piaciuta tantissimo, ho detto vabbè, dai, mettiamola alla Pasqua, Corona. Si si incoronano. incorona la Pasquina, e infatti, e ci sta da Dio. Allora, detto questo, potete ordinare sul sito o su WhatsApp al 345 4273111. Adesso io e la sister andiamo alla maison, perché è da stamani che siamo qua e io non sono ancora andata a casa, quindi sono anche un po' stanchina, la sister lo stesso. Andiamo a casa e ci vediamo, credo, domani. Vi spiego un attimo come si fa il secchio di fiori. Vi spiego semplicemente come si fa il vaso, perché poi il tutorial dei girasoli e dei papaveri lo potete già vedere perché è già stato pubblicato lo scorso anno. Quindi per fare il girasole, per fare il papavero, andate a vedere sul canale YouTube dove vi dovete iscrivere il tutorial, mentre vi farò vedere come si fa, vi spiegherò come si realizza il vaso, ma è una cosa semplicissima. Quindi ci vediamo già domani, eh? Quindi speriamo vi sia piaciuto tutto quello che vi abbiamo proposto e niente, vi saluto. Ciao bimbe!